Buonasera e bentrovati in questa seconda edizione del TG6 in primo piano. Anche questa sera la vicenda legata alla Ryanair che minaccia di abbandonare a partire dal prossimo mese di ottobre lo scalo aeroportuale di Pescara. Questa mattina nella sede della Regione Abruzzo, in Viale Bovio, a Pescara si è tenuto un incontro con i vertici della SAGA, la società che appunto gestisce l'aeroporto d'Abruzzo, e la giunta regionale. Sul tavolo la questione appunto della Ryanair e il rischio di isolamento per l'aeroporto internazionale. Vediamo. Abruzzo riunito intorno al tavolo per il caso Ryanair. Questa mattina c'erano tutti, il CDA SAGA e i membri della regione. A 4 giorni dalla notizia della dipartita di Ryanair a fine ottobre, tante sono state le notizie che si sono susseguite. La motivazione addotta dalla compagnia irlandese ormai è nota, il caro tasse, e da Sassari John Alborante, responsabile della comunicazione e marketing Ryanair, annuncia: se il governo rivedesse le sue decisioni, saremmo pronti a rivedere le nostre. Ha aggiunto: per le compagnie aeree tradizionali, i cui biglietti costano anche centinaia di euro, è normale far ricadere gli aumenti di tasse sul consumatore, mentre per una compagnia che vende anche a 4,99 € e non addebita ai clienti le tasse aeroportuali, l'incremento di una tassa può rappresentare anche un irragionevole aumento del 50%. Intanto in Abruzzo la polemica impazza sul web e al grido dell'hashtag Ryanair si scatena la rabbia nera sulla pagina Abruzzo di Morris. Non abbandonare l'aeroporto di Pescara invece è la petizione lanciata su change.org, la più grande piattaforma online. Oltre 5.000 gli utenti che hanno aderito all'iniziativa rivolta al Premier Matteo Renzi, al governatore d'Abruzzo D'Alfonso e al sindaco di Pescara Marco Alessandrini. La SAGA, società di gestione aeroportuale, intanto aveva già annunciato di aver intrapreso l'analisi delle possibili alternative da adottare per lo scalo di Pescara, al fine di garantire collegamenti che altrimenti, senza Ryanair, verrebbero a mancare, creando una cattedrale nel deserto. Al termine della riunione odierna, il governatore D'Alfonso ha annunciato la volontà di confermare l'operatività dello scalo, avviando trattative anche a livello governativo e comunitario, chiedendo anche un incontro ai vertici della Ryanair. Divieto di avvicinamento alla ex compagna e divieto di dimora nel comune di Teramo sono i due provvedimenti cautelari firmati dal GIP del Tribunale di Teramo e notificati dagli agenti della squadra mobile della Questura di Teramo assieme ai colleghi della squadra mobile di Roma ad un 42enne romano accusato di maltrattamenti, lesioni, diffamazione e sostituzione di persona. Vittima della sua violenza è l'ex compagna che vive a Teramo, bersaglio delle vessazioni fisiche e psicologiche dell'uomo. La Procura di Pescara sta indagando sul fenomeno degli scarichi abusivi a Pescara. Come denunciato giorni fa dall'amministrazione comunale, si procederà con una guerra senza quartiere per risalire ai responsabili dell'inquinamento del mare e del fiume. Nella giornata di ieri il vice sindaco del Vecchio si è presentato davanti al PM Papalia, titolare delle indagini, per riferire quanto a sua conoscenza. È stato il vice sindaco di Pescara, Enzo Del Vecchio, a voler incontrare il PM Andrea Papalia per parlare della difficile situazione del fiume Pescara e degli scarichi abusivi che hanno causato una carica batterica elevata fuori dai limiti consentiti. Diciamo che abbiamo ragionato sulle iniziative in corso. Come ho detto, nel riserbo di quelle che sono le attività della Procura e quelle che sono le attività amministrative, con un unico obiettivo, un comune obiettivo, è quello di ridare salubrità al fiume Pescara e nello stesso tempo balneabilità alle acque del mare. È una sfida che dobbiamo assolutamente vincere ed in fretta, e per questo c'è bisogno del coinvolgimento di tutti i soggetti istituzionali e non per raggiungere l'obiettivo. Nella buona sostanza si tratta di come dire, catalogare, individuare tutti gli scarichi abusivi che ci sono lungo l'asta fluviale e fare in modo che siano rimossi o indirizzati verso i depuratori. Secondo le previsioni per la stagione estiva sarà già tutto al sicuro?
Beh, purtroppo noi per le cattive condizioni dell'anno trascorso partiamo con un handicap, diciamo così, con una qualità delle acque scarse, però a seguito di una serie di campionamenti positivi questa condizione può essere rimossa. Noi ci auguriamo che possa essere rimossa da subito all'inizio della stagione e non dovessi più riproporre. La Corte dei Conti, restiamo a Pescara, ha definito irricevibile la richiesta di parere avanzata dal Comune assieme ai legali dei lavoratori interinali di Attiva che da un mese sono in presidio permanente davanti a Palazzo di Città per chiedere la stabilizzazione del loro posto di lavoro. Dopo la comunicazione avvenuta da parte del primo cittadino Marco Alessandrini, monta la rabbia dei lavoratori. Ci sono i pacchi di pasta fatti arrivare dal più noto marchio abruzzese, le coperte fornite dalla Croce Rossa, pizze e pasticcini recapitati ogni giorno dai bar di zona, una stufa elettrica non proprio rassicurante e pezzi di cassette usati per accendere il fuoco e riscaldarsi. Da 30 giorni ormai i lavoratori interinali dell'Attiva presidiano notte e giorno all'interno di una tenda da campo per ottenere attenzione dalle istituzioni e riavere il loro posto di lavoro. Si parla di più di 40 famiglie. Proprio ieri, in tarda sera, è arrivata la notizia del parere irricevibile da parte della Corte dei Conti. È stato il sindaco Marco Alessandrini a dare la brutta notizia. E adesso chiaramente la palla passa al sindaco, però da come è cominciata non è cominciata bene, perché loro parlano di cose che non stanno né in cielo né in terra. Qui adesso secondo me sono intervenuti i dirigenti di Attiva, perché si sono inventati la storia di 15 operai a rotazione per fare un tirocinio. Cioè, se il sindaco pensa che noi dopo 8 anni dobbiamo fare il tirocinio per riprenderci quello che era nostro, allora mi sa che il sindaco non ha capito bene che stiamo a fare qua. Sono 30 giorni che siete qua a protestare, adesso che cosa fate dopo questa notizia? Adesso aspettiamo, perché stiamo aspettando da un mese, attendere un giorno in più non ci costa niente. Aspettiamo lunedì l'incontro del vertice e vedremo che cosa diranno loro. Poi ci dovrebbe essere un ultimo incontro in consiglio per vedere che la decisione che prenderanno. E poi in base a quello noi agiremo. Abbiamo chiesto 480 milioni di euro a 76 soggetti presunti responsabili tra organi di gestione, di controllo, manager e società di revisione. Così il presidente delle quattro nuove, Carichieti, Cariferrara, Banca Etruria e Banca Marche, fa il punto in una intervista alla Repubblica sulle azioni contro gli ex vertici degli istituti e auspica che i proventi delle azioni di responsabilità possano andare a beneficio dei risparmiatori che si sono visti azzerati il valore delle obbligazioni. E sono per ora una trentina gli azionisti e obbligazionisti dell'Aquilano, correntisti della filiale della Banca Etruria di Pizzoli, beffati dal decreto salvabanche, che hanno deciso di costituirsi parte civile nell'udienza preliminare del primo filone dell'inchiesta sull'Istituto di Credito Toscano riguardante l'ostacolo alla vigilanza, in programma il prossimo 10 marzo ad Arezzo. Cambiamo pagina, parliamo di Ombrina Mare, salvo il limite delle 12 miglia per le coste abruzzesi dopo le tante battaglie portate avanti dagli ambientalisti, dalla regione e dalle associazioni No Triv, oggi l'Abruzzo ha vinto la sua battaglia contro la petrolizzazione. Vittoria degli ambientalisti e della regione Abruzzo sul caso Ombrina Mare. Nello specifico si parla del famoso limite delle 12 miglia entro il quale le tante battaglie intraprese volevano tutelare l'ambiente dalla ricerca e estrazione degli idrocarburi. La notizia ufficiale fa tirare un sospiro di sollievo. Mancava, diciamo, un atto dovuto da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, quello di pubblicare sul bollettino delle georisorse, che è il bollettino ufficiale, il diniego all'istanza di Rockhopper, di questa società inglese che voleva appunto realizzare Ombrina. Ora, la pubblicazione c'è, adesso è possibile che l'azienda possa proporre ricorsi ai tribunali, cose di questo genere, però diciamo che essendoci una legge è anche, diciamo, di difficile approccio questi tentativi che forse ci saranno, però insomma abbiamo vinto. Quindi da questo momento in poi si può dire che l'Abruzzo ha messo in salvo le coste? Non propriamente, perché la legge vale entro le 12 miglia, purtroppo fuori le 12 miglia c'è il Far West, ci sono due grandi istanze, cioè richieste dei petrolieri
proprio di fronte Pescara, di fronte Pineto, per 150.000 ettari di mare. Rimangono le concessioni esistenti dentro le 12 miglia. Insomma, in terraferma ci sono ancora molte concessioni. Ricordiamo che anche le iniziative delle regioni sostanzialmente non hanno inciso molto su tutta la partita in terraferma e appunto oltre le 12 miglia. Quindi crediamo che bisogna continuare a insistere per far uscire l'Abruzzo e il nostro paese dal mondo sporco degli idrocarburi, puntando sulle rinnovabili, sull'efficienza energetica, anche perché stiamo ammazzando il pianeta a furia di bruciare fonti fossili come carbone, petrolio e metano, e quindi dobbiamo uscire anche per questo. La discussione che si sta sviluppando in relazione alla nomina del nuovo direttore generale dell'azienda sanitaria della provincia dell'Aquila è purtroppo piegata a ragioni localistiche, territoriali e di ambito professionale. Esse non tengono nel dovuto conto la necessità di indicare al presidente e alla giunta regionale un criterio che sia esclusivamente orientato alla migliore scelta possibile in termini di alta qualità professionale al fine di garantire lo sviluppo innovativo del servizio sanitario locale nell'ambito della più ampia modernizzazione e riorganizzazione del servizio sanitario abruzzese. E quanto dichiara il Presidente del Consiglio regionale Giuseppe Di Pangrazio in relazione alla prevista nomina del nuovo direttore generale dell'azienda sanitaria della provincia dell'Aquila. E restiamo all'Aquila, in particolare ci concentriamo sul comune. Le opposizioni denunciano se da un lato si staccano le utenze del progetto case, dall'altra il comune non pagherebbe le rate della transazione con l'Enel. Vediamo. Da una parte il comune dell'Aquila taglia le utenze ai condomini morosi degli appartamenti post-sismici del progetto case, dall'altra però è esso stesso ad essere moroso, perché non sta pagando le rate mensili della transazione con la banca sistema, istruita per rientrare dal debito maturato con Enel a seguito del mancato pagamento proprio delle utenze del progetto case. A denunciarlo sono i consiglieri comunali di Noi con Salvini, Emanuele Imprudente, Luigi Deramo e Daniele Ferella, che chiedono la convocazione urgente della commissione consigliare programmazione bilancio per far luce su una vicenda, spiegano, che potrebbe avere risvolti devastanti nei confronti dei conti economici già trapallanti del comune e del patrimonio comunale. Ho fatto una richiesta urgentissima di prima commissione consigliare, quella programmazione bilancio, e ho sentito anche ovviamente il presidente Giustino Masciocco che si è impegnato a convocarla all'inizio della prossima settimana. Sarebbe veramente grave se l'amministrazione ha bloccato questi pagamenti, perché ci sarebbero delle conseguenze veramente devastanti. Quali sarebbero le conseguenze? Contabili? Innanzitutto ci sarebbero nuovi debiti fuori bilancio. C'è la possibilità che Banca Sistema, proprio perché è stata una forma di accordo scellerato, potrebbe richiedere l'intera somma immediatamente. C'è poi dall'altro lato un depauperamento del patrimonio dei progetti case, che sappiamo benissimo tutti quanti, perché non si fanno interventi di manutenzione vera o di sistemazione vera, e quindi è una vicenda questa dei progetti case che, come avevamo anticipato ormai da anni e come stiamo dicendo tutti i giorni da anni, è una vicenda che potrebbe portare al dissesto dell'amministrazione. Restiamo all'Aquila, la scalinata di San Bernardino è ancora vittima di vandalismi e inciviltà, i cittadini sembrano però ormai rassegnati al degrado dei beni culturali. I graffitari sono tornati a colpire le nicchie di San Bernardino. Pensate che furono restaurate nel maggio del 2011 e ripulite grazie a delle donazioni private. Anche in quell'occasione, dopo pochi giorni, cominciarono a comparire delle scritte che determinarono una grande indignazione presso la popolazione, anche perché era una riconquista simbolica di un luogo dopo il terremoto. E oggi è accaduta la stessa cosa, questa scalinata è stata ripulita e questa invece è la situazione che troviamo oggi. Il tenore delle frasi e delle scritte è sempre lo stesso, c'è però una differenza. Nel maggio del 2011, sull'onda dell'indignazione, scattò un'indagine della polizia che portò alla denuncia di un ragazzo di una frazione dell'Aquila. Oggi invece pare che tutto taccia e che ci sia una sostanziale indifferenza sulla triste sorte di questa scalinata. Ma ormai forse l'ha segnata, non sento più niente, non sento più lamentele, quindi se l'hanno segnata.
Non è un'immagine gratificante per l'Aquila. Chiaramente va fatta molta prevenzione. Già appena fatta la scalinata, i ragazzi in libertà fecero le scritte. Noi denunciamo come cittadino la presenza di una telecamera che da subito dopo il terremoto, appena messa l'imbarcatura di Amicis, fu posizionata là, ma purtroppo non è andata mai in funzione. Quella poteva essere un bellissimo deterrente per vedere chi faceva questo vandalismo sulla scalinata di San Bernardino. Che pensiero le viene vedendo tutte queste scritte su un monumento storico, le nicchie della scalinata di San Bernardino? È duplice, da un punto di vista penso che insomma, ecco, l'amore è forte e per cui le pulsioni a significarlo sono altrettanto forti, poi d'altra parte invece ci vorrebbe un po' di intelligenza a capire che un'opera d'arte va rispettata, insomma ci sono occasioni, modi e anche luoghi dove poter fare una cosa del genere, insomma. Lì non mi sembra appropriato. Apriamo l'ampia pagina sportiva, come solitamente accade il sabato, specie nella seconda edizione, perché è il momento del resoconto del sabato sportivo molto ampio, visto che oggi hanno giocato le due squadre di Serie B, ma anche le due di Lega Pro. Partiamo dai risultati della Serie B, con il Pescara che ha visto interrompersi la serie di vittorie consecutive, una serie arrestata a 7 e mancata l'ottava vittoria, c'è però l'ottavo risultato utile consecutivo, il 2-2 della Recchi di Salerno, mentre come vedete la Virtus Lanciano ha espugnato Vicenza e dopo 420 giorni è tornata a vincere in trasferta la squadra rossonera, grazie anche alla cura di Primo Maragliulo al suo debutto sulla panchina. Gli altri risultati: Ascoli Latina 0-0, giocata ieri Bari Crotone 2-3, Cagliari Virtus Entella 1-0, Livorno Ternana 1-0, Novara Avellino 4-1, Perugia Spezia 0-0, Provercelli Brescia 2-1 e poi le partite delle due abruzzesi. I posticipi: domani Modena Cesena e lunedì Trapani Como. Classifica: in testa il duo Cagliari-Crotone che allunga sul Pescara, Cagliari 55, Crotone 54, Pescara 47, poi Novara al quarto posto con 41 punti, Bari 39, Brescia 38, Cesena 37, Avellino 35, Perugia, Entella e Spezia 34, Trapani e Latina 32, Livorno e Ternana 30, Vicenza 28, Provercelli e Ascoli 27, Modena 25, Salernitana e Virtus Lanciano 24, chiude il Como con 19 punti. È stato un pomeriggio davvero ricco di colpi di scena a Salerno, con il Pescara prima sotto, poi in vantaggio e alla fine recuperato. Tre espulsioni, due rigori per la Salernitana, uno segnato, uno parato da Fiorillo e poi nel finale appunto il gol di Donnarumma che ha regalato il pari alla Salernitana e ha fatto sfumare l'ottava vittoria consecutiva per il Pescara di Massimo Oddo, che comunque non ha giocato al livello delle ultime performance, ma insomma ci può stare contro una squadra peraltro molto motivata. Il servizio di Paolo Lenzetti. Si ferma a 7 la serie di vittorie consecutive del Pescara, che al Recchi deve accontentarsi della divisione della posta dopo 90 minuti emozionanti e caratterizzati da una incredibile altalena di emozioni. Un peccato davvero per Memusciai e compagni, che hanno subito il gol del pareggio del definitivo 2-2 in zona Cesarini dopo aver mancato il gol della sicurezza. Al Recchi si comincia con la curva ospite desolatamente vuota dopo la decisione dell'osservatorio di vietare la trasferta ai supporters biancazzurri. In campo la squadra di Massimo Oddo si presenta con Mandragora a centrocampo preferito a Torreira e in difesa con Mazzotta alla prima partita con la maglia biancazzurra al posto dell'infortunato Crescenzi. Al sesto minuto Pescara in vantaggio, ma il gol di Lapadula viene annullato per fuorigioco e un attimo dopo è anche la formazione di casa a vedersi annullata una rete per la posizione di offside di Donnarumma. La gara si gioca sul filo dell'equilibrio. Al dodicesimo coda in aria allarga troppo il compasso e mette a lato, ma la squadra di Menichini è propositiva e così al diciottesimo l'ex biancazzurro e teramano Donnarumma va a procurarsi un rigore per un fallo ai suoi danni di Fiorillo. Si incarica della battuta dagli 11 metri coda che mette all'angolino alle spalle dell'estremo biancazzurro. Gara in salita per la formazione abruzzese che accusa il colpo per qualche minuto e poi però va a colpire al 25esimo con il solito Lapadula che a due passi da Terracciano non sbaglia, rimettendo la gara sui binari della parità e timbrando la sua 15esima rete stagionale. La partita è viva ed intensa con i padroni
padroni di casa che si rivedono al 27esimo pericolosamente con Coda che in area, dopo aver ricevuto palla da Oikonomidis, scarica però sull'esterno della rete. La Salernitana si rivede anche al 32esimo con una punizione insidiosa di Zito che trova la respinta di Fiorillo in calcio d'angolo, ma la difesa campana lascia qualche volta a desiderare e così al 34esimo su una rimessa laterale la Padula si ritrova tutto solo davanti a Terracciano, non riuscendo però a superare l'estremo campano. Incoraggiata a gran voce dai suoi tifosi, la squadra di casa attacca con veemenza, soprattutto con Spioventi in area abruzzese. Coda il più pericoloso fra i suoi e prima al 40esimo impegna su punizione Fiorillo e poi non riesce in area biancazzurra davanti all'estremo pescarese a trovare lo spazio per la conclusione ravvicinata. Al 42esimo Zito perde la testa e va a colpire con i tacchetti in un'azione di gioco. Memusciai per l'ex avellinese, c'è il rosso diretto e l'espulsione. Campani in 10 per tutta la ripresa e per gli ultimi minuti del primo tempo in cui non accade però più nulla. Il secondo tempo si apre al quinto con una buona occasione per Memusciai che non riesce però a concludere per l'intervento in area salernitana di Emperor. La risposta locale è affidata al settimo a Donnarumma che impegna centralmente Fiorillo. Tutto questo subito dopo l'ingresso in campo di Verde per Mandragola nel Pescara e di Gatto per Oikonomidis, fare i padroni di casa. Il Pescara ci crede, prima Caprari all'ottavo sfiora il palo dalla distanza e poi al 14esimo è la Padula ad alzare troppo la mira. La formazione abruzzese cerca di far valere la maggiore consistenza tecnica e la superiorità numerica che però svanisce al 18esimo quando c'è il doppio giallo per Caprari che è costretto così a lasciare il campo. Oddo vuole vincere la partita e getta nella mischia anche Pasquato per Benalì. In campo però accade di tutto e così al 25esimo c'è il sorpasso del Pescara con Verde che realizza così il primo gol con la maglia della sua nuova squadra. Sul capovolgimento di fronte Zuparic va poi a colpire il pallone in area con la mano anche se in maniera involontaria, ma Aureliano fischia ancora un rigore per i padroni di casa con Fiorillo che compie il miracolo respingendo il tiro dagli 11 metri di Coda che cambia angolo trovando la respinta del portierone biancazzurro. La squadra di casa spinge e rischia al 38esimo con la Padula che mette però alto sopra la traversa dopo una deviazione di Terracciano. Ma le sorprese non sono terminate visto che l'ex dal dente avvelenato Donnarumma lascia il segno nel finale di gara realizzando di testa al 39esimo il gol del definitivo 2-2 su cross di Ceccarelli che appare in dubbia posizione. Una doccia gelata per Memusciai e compagni che provano fino alla fine a trovare il gol del 3-2 e nel recupero c'è anche l'espulsione del Salernitano Emperor a coronamento di 90 minuti anche ad alta tensione. E invece a Vicenza è arrivata l'impresa della Virtus Lanciano, nuovo allenatore, nuovo modulo, tanti cambiamenti, una rosa rivoluzionata, anche un 11 titolare rivoluzionato con l'innesto tra gli altri di Michele Rocca in mediana. Poi nel secondo tempo sono entrati anche Milinkovic e Giandonato. Andiamo a vedere i riflessi filmati della vittoria della Virtus Lanciano 420 giorni dopo la vittoria di Terni, l'ultima vittoria esterna in campionato. Ritrova la vittoria in trasferta dopo più di 14 mesi, 420 giorni, ha fatto il conto in precedenza Alessio Giancristofaro. Virtus rinnovata nel modulo 4-4-2, negli uomini con Aquilanti e Di Matteo sulle fasce, Mente e Regione in mezzo, difesa a 4 dunque, i 4 di centrocampo, Vastore e Di Francesco sulle corsie laterali, in mezzo Rocca e Vitale, debutto per Michele Rocca, 96 dalla Sampdoria in prestito, e poi in attacco Marilungo e Ferrari. Vanno in panchina i nuovi Milinkovic e Giandonato, entrambi giocheranno nella ripresa. Nel Vicenza c'è Rajcevic in attacco con Vita e Giacomelli, a centrocampo il neo arrivato dal Novara Signori, in difesa manca il lungo degente Manfredini, manca l'ex Pinato, manca Urso, manca in attacco anche Galano. Qui vediamo una prima soluzione dalla distanza tentata da Bellomo, giocatore arrivato nei giorni scorsi dall'Ascoli via Chievo. Poi guardate che palla gol incredibile, manda le ortiche Nicola Ferrari, il numero in area di rigore di Vitale in bello stile, palla dalla parte opposta, porta vuota, Ferrari come Di Matteo ad Ascoli, sciupa una palla gol incredibile, era più facile segnare che sbagliare. Giacomelli, palla dentro, colpo di testa di poco fuori di Filip Rajcevic, uomo mercato, si è parlato a lungo di un suo trasferimento almeno di proprietà del cartellino al Napoli, poi sfumato nelle ultime ore di mercato.
mercato. La Virtus Lanciano c'è, gioca bene, gioca meglio del Vicenza. Ferrari entra in area, il suo tiro cross, la palla finisce sull'esterno della rete. Si fa male il portiere del Vicenza Vigorito ed entrerà al suo posto il secondo Benussi, che è arrivato pochi giorni fa a Vicenza al posto dell'ex secondo Marcone. Eccolo primo Maragliulo dalla sua prima panchina nella Virtus Lanciano al posto di D'Aversa, e qui siamo al gol. Guardate Di Francesco che fa, ruba palla nel cerchio di centrocampo, si invola, sembra veramente Cristiano Ronaldo, come ha detto Alessio Gian Cristoforo, e poi dal limite spara questa sassata all'incrocio dei pali. Terzo gol in campionato dopo le reti segnate ad Avellino e poi a Lanciano contro la Pro Vercelli. Dribbla tutti Di Francesco e poi al limite spara sotto la traversa. Nulla da fare per Benussi, gol bellissimo che rompe l'equilibrio al Menti. Virtus meritatamente in vantaggio per quanto visto in precedenza. Poi ancora la Virtus, Vitale, giocata in bello stile per il giocatore scuola Juve. Ancora Vitale, zona tiro, sinistro a fil di palo. Giocata pregevolissima di Mattia Vitale, talento allo stato puro per questo ragazzo. Ripeto, scuola Juventus. Poi ancora Di Francesco che serve Ferrari, guardate Ferrari, prende in mezzo due difensori del Vicenza e poi segna. Era un gol molto più difficile, segna questo Ferrari dopo aver divorato quello a porta vuota nel primo tempo, ma quello che conta è che la Virtus si porta sullo 0-2, giocata pregevole anche per Nicola Ferrari, un gol che sostanzialmente chiude la partita, anche se poi vedremo... Vicenza avrà delle chance, ma anche la Virtus ha un'altra giocata pregevole di Ferrari, a questo punto scatenato. Benussi evita lo 0-3 con questo volo plastico ed efficace. Gran parata di Benussi sulla gran giocata di Ferrari. Ecco la reazione del Vicenza, chance per Rajcevic, respinge Cragno e poi salva la difesa. Marino, sguardo perplesso per lui. Poi c'è un cross dalla destra, Giacomelli in tuffo, rimette in mezzo, è una palla gol mancata in questo caso, se non vedo male da Sbrissa, anzi no, era probabilmente l'Averone a mancare questa opportunità. Poi un volo di Cragno sulla conclusione di Bellomo, conclusione incrociata con il destro, rivediamo il giocatore talento di Bari Vecchia, c'è anche una deviazione da parte di Di Matteo, ma vola Cragno, finisce con la vittoria 2-0, fondamentale per la Virtus. Bene, dunque andiamo agli archivi, la Serie B e scendiamo in Lega Pro, hanno giocato entrambe le abruzzesi. Partiamo dalla gara del Bagigalupo di Savona, posta in palio decisamente diversa rispetto alla gara dello scorso 2 maggio, ed è finita 1-1 tra Savona e Teramo, le reti entrambe nel primo tempo, Petrella per i biancorossi di Vivarini, che poi sono stati raggiunti da un gol di Rondanini nel finale sempre della prima frazione. Teramo che ha giocato bene nel complesso proprio nella prima parte di gara, poi nel secondo tempo c'è stata la reazione del Savona, almeno nella prima parte del secondo tempo, finché le due squadre poi non si sono accontentate del pareggio. Vediamo. Con Savona Teramo, come detto Teramo in formazione tipo, con il rientro di Amadio in cabina di regia, con Forte e Petrella in attacco. Qui vediamo le prime azioni, un angolo qui di Paolo Antonio con un destro alto di Cruciani, poi un tiro cross di Scipioni che sorvola la traversa e poi siamo al gol al minuto 16. Cenciarelli verticalizza, Petrella infila i centrali del Savona, posizione regolare, Falcone esce direi un po' a sproposito e Petrella con un colpo di testa lo batte con un pallonetto molto preciso. Dunque dopo la rete segnata al Sant'Arcangelo, con la complicità anche di una deviazione, Petrella segna ancora e segna con quella che certo non è la specialità della casa. 16esimo, Savona 0, Teramo 1. È un gol che legittima una bella partenza del Teramo, sicuramente meglio del Savona nel corso del primo tempo. Qui un'uscita di Tonti su Virdis, poi un angolo di Paolo Antonio con un batti e ribatti in area di rigore, ci prova due volte Cruciani, nulla da fare. Poi Petrella, Forte, Cenciarelli, sinistro e Falcone si salva con i pugni, gran bella azione e gran bella conclusione di Cenciarelli. Poi un destro alto di Paolo Antonio al 38esimo, un minuto dopo ecco qui il pareggio, l'apertura di Cocuzza, l'inserimento di Pasqualini, il suo cross a rimorchio dalla parte opposta, arriva Rondanini che schiaccia, nulla da fare per Tonti, palla precisa nell'angolo alla sinistra dell'estremo Teramano e parità dunque al 39esimo
tra Savona e Teramo. Rivediamo il cross di Pasqualini e il colpo di testa schiacciato da Rondanini, nulla da fare per Tonti. Poi il Teramo che chiude in attacco il primo tempo, Cruciani, palla sul sinistro, la sua conclusione che sfila di poco al lato, ma Falcone era sulla traiettoria. Siamo nella ripresa, qui il Savona gioca un po' meglio rispetto al Teramo nella prima parte della ripresa, una punizione fuori di Cocuzza, poi un'azione qui di Virdis, un tiro respinto al numero 10 del Savona, qui numero 10 del Savona che era Palumbo, qui un'azione di Petrella a proposito di numeri 10, palla sbanacciata sopra la traversa da Falcone, questa è una ghiotta palla gol per il Teramo sugli sviluppi del corner di Di Paolo Antonio, colpo di testa di Caidi respinto da Falcone, Caidi non è riuscito ad angolare quella conclusione, poi una punizione alta e quindi siamo a questo tiro centrale. Ora le battute finali con il controllo e il tiro alto da parte di Petrella che poi sarà avvicendato da Moreo e qui proprio Moreo prova a correggere questo cross dalla destra ma la palla finisce al lato e dopo 3 minuti di recupero finisce 1-1 tra Savona e Teramo. Medesimo risultato al Fattori dell'Aquila, 1-1 tra l'Aquila e Ancona, non è bastata la solita, l'ennesima prodezza stagionale di Salvatore San Domenico, nella ripresa il pareggio di Ceglie per la squadra dorica. L'Aquila allunga ad 8 la serie di risultati utili consecutivi in casa e centra il primo punto in campionato dopo la penalizzazione, salendo a quota 18 in classifica. Che peccato però, perché contro l'Ancona gli uomini di Carlo Perrone avrebbero potuto prendere l'intera posta in palio. Rossoblù in campo con il 3-5-2, Perrone opta per un centrocampo di qualità e sostanza con Manuel Mancini, Milicevic e Benzaglia nel mezzo e Ligorio e De Francesco sugli esterni. Davanti San Domenico e Perna. Nell'Ancona titolare uno dei due ex di turno, Alberto Libertazzi, al centro dell'attacco dorico. La cronaca al 17esimo, Mancini scodella per San Domenico da punizione, collo al volo che sfiora l'esterno della rete. 3 minuti dopo il folletto campano sfodera il gol da Cineteca per l'1-0. Controllo da PlayStation sulla destra, si accentra verso il cuore dell'area di rigore e lascia partire un diagonale che si insacca alla destra di Lori. Nono gol in campionato per Salvatore San Domenico che eguaglia così lo score del passato campionato in rossoblù. L'Ancona di Cornacchini si sveglia al 26esimo, De Ceglie chiama la risposta volante Scotti in calcio d'angolo. A cavallo della mezz'ora però l'occasione da gol è ancora nitida per l'Aquila con il solito San Domenico, slalom gigante in area di rigore e conclusione respinta a fatica da Lori. Al 31esimo l'Ancona perviene al pareggio ma Libertazzi a segno in volea è fermato per fuorigioco sul lancio di Casiraghi. Con le immagini andiamo al secondo tempo. Dopo soli 4 minuti i dorici trovano il pareggio su un dubbio calcio d'angolo, Casiraghi nel mezzo per De Ceglie che sfruttando una deviazione incorna per l'1-1. L'Aquila prova a rispondere poco dopo con Benzaglia, abile a conquistare una punizione dal limite che però calcia al lato. Ancora Benzaglia protagonista al 40esimo con una bella serpentina, doppio passo, destro secco che si perde alto. È l'ultima chance del match, 1-1 al Fattori ma l'Aquila recrimina per il corner da cui è scaturito il pareggio dell'Ancona. Al fischio finale i due tecnici, Carlo Perrone e Giovanni Cornacchini. La partita non è che sia piaciuta tanto, perché comunque il primo tempo non è che... Sapevo che sarebbe stata una partita non bella, infatti così è stata. Peccato perché comunque siamo trovati in vantaggio e poi dopo abbiamo subito il pareggio in maniera anche diciamo, fortunosa per varie cause, perché comunque il calcio d'angolo non c'era e perché poi comunque c'è stata una deviazione sulla quale poi il giocatore dell'Ancona si è trovato la palla in faccia che ne è venuto fuori un tiro. Quindi, no, però purtroppo il calcio è anche questo, adesso voltiamo pagina e pensiamo alla partita di sabato prossimo. Sono soddisfatto perché giocavamo contro una squadra secondo me forte, che veniva da una stangata a livello di punteggio, quindi sapevamo delle difficoltà che andavamo a trovare incontro, mi sembra che però l'Ancona abbia giocato bene. E...
forse se potevamo fare qualcosina di più, abbiamo avuto due o tre situazioni dove potevamo gestirla meglio, vorrei rivedere il gol di Libertazzi, che mi dicono che non era fuori gioco, però insomma sono situazioni che sono talmente veloci che magari non si vedono, però sono contento della prestazione dei ragazzi. E archiviamo anche la pagina della Lega Pro, parliamo di Serie D, domani in campo le abruzzesi alle 14.30, non ci sarà nessun confronto diretto tra le rappresentanti della nostra regione, con la Miternina impegnata a Fano, il Chieti a Castelfidardo, l'Avezzano a Fermo e il San Nicolo a Campobasso. L'unica squadra a giocare in casa è il Giulianova contro la Folgore Veregra, anche se la vigilia è stata contraddistinta dalla conferenza stampa tenuta oggi dal presidente Vincenzo Serraiocco e da Berardo D'Antonio, l'avvocato Berardo D'Antonio, anche lui esponente della proprietà del Giulianova, una conferenza stampa dettata un po' da voler dare una risposta alle contestazioni della piazza degli ultimi giorni, e il presidente Serraiocco ha ribadito che il progetto di questa società è un progetto serio che è in linea con le possibilità economiche che la società stessa. Ascoltiamolo. Presidente Serraiocco, insomma, un momento un po' delicato sul fronte sportivo, oggi però lei ci ha tenuto a fare chiarezza sulla posizione della società e su un progetto che comunque resta serio, coscienzioso e che guarda anche a una pluriennalità. Io faccio un lavoro che è un lavoro in queste stanze, non è un lavoro sul campo. Io l'ho detto a Giulianova che penso che mi dispiace la situazione della classifica e ci sono episodi molto negativi. Cioè abbiamo uno, chiamarlo così è veramente, ma il nome è giusto, è proprio sfortuna in alcuni episodi. Io penso che Giulianova oggi abbia vinto un campionato, quello di aver ritrovato una società. La società è il fulcro di quelle che sono le decisioni. La società filtra le decisioni che poi possono essere prese con accordi o con disaccordi, ma comunque c'è una società che oggi non si fa commissariare e decide per conto suo quello che sarà il futuro del Giulianova. Lei ha fatto questa conferenza stampa anche perché insomma, si è sentito un po' toccato da una contestazione forte anche che c'è stata a Scoppito. Ecco, cosa si sente di dire ai tifosi? Ma io ai tifosi gli ho detto tutto, come se fossero persone che hanno la necessità e il diritto di sapere le cose come sono avvenute dopo che ci sono state. E ho fatto un sunto di quello che è stato il mercato, di quelle che sono state le difficoltà di Giulianova e quello che abbiamo potuto fare. Speriamo che in quest'ultima partita sono 12 finali e che queste 12 finali possono raggiungere il primo obiettivo, quello della salvezza, che la categoria è una cosa importante, ma questo non significa che fa paura parlare di eccellenza. Io non la voglio dire, ma saremo qua lo stesso questa società anche a parlare di eccellenza. I tifosi le imputano un mercato non all'altezza della situazione e il cambio della panchina. Su questi aspetti cosa si sente di dire? Secondo me è un mercato all'altezza di una società seria, è un mercato all'altezza di una società seria, è un mercato all'altezza di una società che negli anni precedenti hanno fatto dei macelli e che quindi è giusto che oggi sul mercato, che non è un mercato di promozione di eccellenza, è un mercato nazionale, i giocatori fra loro parlano e noi dobbiamo essere in grado di dargli le risposte concrete, con serietà ed essere persone e società seria. Chiudiamo con il ciclismo. Tra i ciclisti della nazionale italiana in ritiro a Pineto per preparare le Paralimpiadi di Rio 2016 c'è la stella abruzzese Pierpaolo Addesi, che dopo la delusione di Londra 2012 è pronto a prendere la sua rivincita, anche se per scaramanzia non si considera ancora dentro il team italiano capitanato dal CT Valentini. Per Paolo Addesi, la stella abruzzese della nazionale di ciclismo paralimpico, qui a Pineto, insomma, giochi un po' in casa per questa preparazione in vista di quello che sarà l'appuntamento degli appuntamenti? Sì, partiamo in vantaggio perché giocare in casa porta sempre bene. Niente, qui c'è da ringraziare veramente tanto il comune di Pineto perché comunque ha abbracciato in pieno questa nostra diciamo, idea di fare un ritiro a Pineto in questo periodo. Il team GoFast, la mia squadra, che comunque si è prodigata per preparare il tutto, e sono contento perché far venire i miei amici, la nazionale, nelle terre di casa e girare qui in bici insieme sarà sicuramente un motivo di orgoglio per me, e soprattutto con la speranza che il tempo ci assista e qui ci si potrà preparare veramente al meglio. Anche perché insomma a Londra 2012 un po' ti è rimasta qui, eh?
Sì, Londra 2012 ormai è passata, e adesso pensiamo in avanti, ci sono stati già altri anni importanti con mondiali dove comunque i risultati sono stati buoni. Adesso pensiamo a questa Paralimpiade, a prepararci al meglio, vedremo un po' la rosa che sarà, che ancora non è definita quale sarà, però comunque noi dobbiamo mettercela tutta fino alla fine. A Desi ci sarà però? Ma io per scaramanzia dico sempre non lo so, perché comunque finché non vedrò i nomi, l'elenco dei nomi scritto, dico che non lo so. Naturalmente ci si prepara sempre al massimo, si cerca di fare il più possibile, questo anno ancora di più perché è un anno importante. Con quali aspettative si presenterà l'Italia come la nostra squadra? Beh, intanto i ragazzi sono in testa alla classifica mondiale, 10 corridori uomini più 2 donne già qualificate. Cerchiamo di trovare l'11° per far posto a delle persone che lo meritano. E poi andiamo giù per cercare, non magari migliorare Londra, ma almeno come Londra, le famose 5 medaglie d'oro. Chiudiamo qui, prossima edizione del TG alle ore 23. Vi lascio ora al TG6 L'Aquila, a seguire alle ore 20 lato B con Jacopo Forcella per rivivere il pomeriggio calcistico. Grazie per l'attenzione, buona serata.